primo Italia Music Award. Che la messa cantata cominci! Siamo mondi paralleli che si attraggono e respingono così. Tu non credere che io ti stia scappando. Qui tutto passa e niente si dimentica. Provo a dire cose facili per altri, ma chi mi fa paura? Basterebbe solo fare il primo passo, rischiare una figura e forzare la serratura. Hey! E allora immaginato a quello. Quello che fa bene, poi fa bene, poi fa bene, poi fa lina. Quando l'amore è incasinato, quello che ti chiama e poi non chiama, e poi ti chiama e poi sta lina. Quando l'amore è immaginario, like the actions of imaginary love, keep on pulling back and pushing far away. There are those things way too easy but are scary. It scares the world out of me, risking anything to follow all that I feel. Well, everybody makes you happy, makes you crazy, makes you thirsty, makes you hungry, makes you want more. L'amore immaginario. Ci potremo poi incontrare per ricominciare. L'amore immaginato, bello vero, bello vero, bello vero, bello vero, bello amato. L'amore immaginato makes you happy, makes you crazy, makes you thirsty, makes you hungry, makes you want more. L'amore quello che fa bene, che fa male, che fa bene, che fa male, che fa bene, che fa male, che fa bene, che fa bene. L'amore immaginario. Yeah. Grazie, buonasera. Eccoli qua. Ciao Piero. Piero Pelù e Anggun hanno aperto alla grande questa nostra kermesse musicale. Molto lieto, Anggun è thailandese, Piero Pelù lo trovo in grandissima forma, sempre con gli stessi calzoni di pelle. Quello, sempre gli stessi da 15 anni. Chissà sotto poi. Chissà sotto che c'è. Ti trovo in grande forma e sono contento. Grazie, di vederti. Piero. Dobbiamo attribuire la forma di Piero Pelù alla nonna centenaria Tina,
che ha 102 anni e che ha visto in qualche modo davanti ai propri occhi la storia d'Italia, l'ultima storia d'Italia degli ultimi 100 anni. Ecco, volevo chiederti... Non parla più. Cioè, quando è che è impazzita? Prima o dopo l'invenzione del telefonino? Penso un po' prima. Prima. Tu sei uno straordinario rocker, sei toscano, sei tifoso della Fiorentina, sei sempre stato nel sociale. Okay, allora, va bene, allora possiamo sei interrompere sempre stato qua nel sociale, il nostro incontro. Però hai una, come dire, una predilezione per Sergio Cofferati. Perché gli hai regalato una pastiglia di Viagra? Perché? Ah, che domanda, Dunque... ho incontrato Sergio durante una cerimonia ufficiale nel comune di Cavriglia, nel Val d'Arno, dove gli veniva data la cittadinanza onoraria. Allora ho pensato che, siccome ci sentiamo un po' tutti trombati, detto in francese, no? O in indonesiano. Do you know trombé? What do you think? Trombé. Sì, trombé. Do you know? Esatto. Do you think trombé? Vabbè, dopo te lo spieghiamo. Allora gli ho regalato questo Viagra, questa pastiglia blu, che non fa diventare dei puffi, ma solamente perché ce li trombasse un po'. Ho capito, insomma. Bene, detto questo, vorrei chiedere ad Anggun, Anggun, che lingua parla? Indonesian, because I'm from Indonesia, I'm not from Thailand. So I speak Indonesian, English and French. Bene. I'm sorry, I don't speak yet. Perfetto, non facciamo nessuna domanda. Benissimo, allora ci vediamo subito dopo la pubblicità per cominciare l'Italian Music Awards. Okay, grazie, ciao. A Piero Pelù, grazie.